Beh, si sta verificando quello che è successo con le risorse, ad esempio, dell'edilizia scolastica per quanto riguarda l'assunzione del personale, in questo caso dei docenti della scuola dell'infanzia. In che senso? Nel senso che così come non ci sono delle risorse fresche, nuove per l'edilizia scolastica, ma vengono riciclate quelle che già erano state stanziate, la stessa cosa accade per quanto riguarda l'assunzione dei docenti della scuola dell'infanzia. Infatti stiamo parlando di un contingente di personale che non è nuovo perché viene sottratto rispetto ai posti messi a bando per il nuovo concorso. Quindi abbiamo un calcolo del fabbisogno che è stato fatto e semplicemente si anticipa l'assunzione su questo fabbisogno, ma nessun Grazie. potenziamento anche in questo caso è previsto. Grazie, onorevole Chimienti, a titolo personale. Grazie Presidente, io vorrei intanto sottoscrivere questo emendamento e dire che anche noi ne abbiamo presentato uno simile che mira appunto a cancellare questa gravissima discriminazione che si sta attuando in questo momento nei confronti dei docenti delle graduatorie d'esaurimento per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, perché saranno veramente gli unici delle graduatorie d'esaurimento a non essere destinatari di un piano assunzionale prima che vengano bandite nuove prove concorsuali. Quindi tutti gli altri hanno avuto, in maniera comunque scriteriata, con la legge 107, la possibilità di essere immessi in ruolo con l'organico del potenziamento nelle fasi B e C, tranne questi docenti delle graduatorie dell'infanzia, ad esaurimento dell'infanzia. Quindi, in questo senso, il Governo dovrebbe assolutamente riflettere e trovare una soluzione, perché davvero si è di fronte a una gravissima disparità di trattamento. Grazie. Grazie. Onorevole Nuti, a titolo personale. Grazie Presidente. Ma io noto anche in questo argomento, che è quello della scuola d'infanzia e dei docenti, come è sempre frequente il gioco cosiddetto delle tre carte, cioè si tende a dire che si aumenteranno i docenti nella scuola d'infanzia e poi però dall'altro in realtà sono nuove mancate assunzioni. Come è stato detto poc'anzi, manca un piano delle assunzioni per questi docenti e manca perché probabilmente, come in tanti altri casi, si parlava poc'anzi delle esternalizzazioni per quanto riguarda i servizi di pulizia delle scuole, c'è la volontà, sicuramente politica e non solo, di tenere